Presidente del Consiglio Meloni le imputa di aver dato il consenso alla modifica del MES, del Fondo Salva Stati, il giorno dopo essersi dimesso da Premier. Cosa replica? La Presidente Meloni aveva già detto il falso quando era all'opposizione durante la pandemia. Mi sorprende che insiste oggi che il Presidente del Consiglio ha offerto una ricostruzione falsa, il che è gravissimo e ha rimediato una figuraccia. Tutti i giornali lo riconoscono. La realtà è che noi abbiamo fatto tutto alla luce del sole, con un dibattito parlamentare e ci sono gli atti, in particolare nel dicembre del 2020, e abbiamo detto no al all'attivazione del MES quando tutti premevano perché noi prendessimo quei soldi. Questo ci ha consentito di portare a casa 209 miliardi. La verità è che il MES è stato introdotto in Italia da un governo di centrodestra nel 2011. Sapete chi era ministro di quel governo? Giorgia Meloni. La ratifica parlamentare del MES passerà attraverso un dibattito alla Camera. Cosa voterà il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle sarà coerente con posizioni politiche già espresse nel dicembre del 2020. Il tema oggi è Giorgia Meloni cosa farà? Ratificherà o meno il MES? Dopo il boom degli sbarchi, dopo l'aumento delle tasse, dopo i tagli a pensioni e sanità, farà questo ennesimo tradimento dei suoi elettori?